Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video informativo, perché forse non tutti sanno che anche sui dispositivi iOS, cioè iPhone e iPad, è possibile installare applicazioni modificate di terze parti, anche senza avere il jailbreak. Cioè un po' come succede per il mondo Android con le APK, solo che nel mondo Android se lo si fa è wow che figata, nel mondo iOS si grida wow no, sembra di aver fatto un rito satanico. Quindi che in parte lo comprendo, nel senso che se si vuole mantenere un sistema più diciamo brillante, quindi un sistema operativo più ottimizzato, è più facile ottenerlo mantenendo delle app molto più inquadrate. Però è anche vero che uno del suo telefono dovrebbe poter fare quel cavoli che c'ha voglia. Quindi ci viene incontro questa applicazione che una volta installata ci chiederà di essere autorizzata, noi l'autorizzeremo e ci metterà a disposizione un catalogo di app modificate di tutti i generi, cioè tutte app che conoscete, cioè di video, musica, cioè tutte app che già conoscete. Quindi una volta che l'avete installata e avete a disposizione questo catalogo, potete andare a installare queste applicazioni che sono app che hanno delle modifiche, nel senso sono state modificate per dare delle cose in più all'utente. Quindi voi direte, quindi solo vantaggi. No, non è proprio tutto così, nel senso che le applicazioni, essendo modificate da terze parti, potrebbero avere anche delle controindicazioni, potrebbero non funzionare, funzionare solo per un periodo, poi smettere di funzionare e avere magari un sacco di pubblicità all'interno dell'applicazione. Quindi ragazzi, vi lascio quello che serve in descrizione. Avete visto nelle immagini che scorrevano cosa offre installare questa app, quindi questo catalogo di app modificate. Però questo è anche il compromesso a cui bisogna scendere per avere queste applicazioni. Quindi ragazzi, vi ho spiegato come avere delle applicazioni modificate anche all'interno del mondo iOS e non solo in quello Android, dove lì è tutto normale. Quindi come al solito ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!